Ciao, io sono Chiara Badini e lavoro come project manager in Laboratorio delle Idee, un'agenzia di comunicazione, consulenza strategica e pubbliche relazioni di Bologna. È un'agenzia un po' speciale perché sceglie la cultura come medium preferenziale per dare voce alle aspirazioni dei propri clienti e creiamo occasioni un po' speciali, un po' inedite per tessere relazioni e trasformarle in opportunità di business. A titolo di esempio, il Varignana Music Festival è uno straordinario caso di successo che abbiamo avuto l'opportunità di realizzare in collaborazione proprio con Musica Insieme. Ma in realtà sto partendo dalla fine, perché per arrivare in agenzia prima ho studiato molto e da un percorso umanistico mi sono avvicinata a uno più economico, quindi da storia dell'arte ho preso due lauree in economia, una in America alla Carnegie Mellon University e l'altra alla Facoltà di Economia di Bologna. Dopo due lauree in economia ancora non sapevo leggere un bilancio e quindi non paga ho preso un MBA. Ancora non so leggere un bilancio, però ho imparato tante cose importanti. La mia giornata tipo inizia alle 7:30, quando mentre faccio colazione leggo le principali notizie dal telefono e mi prometto e riprometto di approfondirla una volta arrivata in ufficio. In realtà non lo faccio mai, anche perché una volta che arrivo apro il mio quaderno dove ho lasciato la sera prima la to-do list delle cose da fare e comincia la giornata. Mano a mano che svolgo attività ci faccio un tic di fianco, cosa per cui le mie colleghe mi prendono quotidianamente in giro, ma devo dire che lavorare in agenzia è comunque un motivo di grande soddisfazione perché seguiamo quotidianamente 4-5 progetti e cambiare argomento, cambiare tema praticamente ogni 2 ore rende quasi ogni altra modalità di lavoro, almeno una prima analisi, abbastanza noioso. Finita la giornata, torno a casa. Cerco di fare un qualche tipo di attività fisica, tendenzialmente fallisco, imbastisco una cena e cerco un film per la sera. Se in frigo trovo un sugo di mio padre e trovo un film in cui i personaggi sono in costume e si danno del voi, ho la mia serata ideale. Se dovessi descrivere in 10 secondi i lati principali del mio carattere, direi che sono empatica, riflessiva e razionale. Empatica perché mi viene naturale mettermi nei panni dell'altro prima di parlare o di esprimere un giudizio e questo è molto utile anche sul lavoro perché crei sintonia e fiducia col cliente. Riflessiva perché parto dal presupposto che serva studiare e essere preparati prima di fare qualsiasi cosa e credo che il mio percorso di studi ne sia abbastanza testimone. E razionale perché in realtà sogno di nascosto di fuggire a Cuba e fare l'artista, ma sono appunto troppo razionale per farlo davvero, ma mi annoto poi tutte le opere che vorrei realizzare, l'ho annotata sul telefono dedicata e non si sa mai, la vita è abbastanza lunga per cambiare idea. La mia passione più che nata si è formata perché io faccio lo stesso mestiere di mia madre, anche se a differenza sua, mentre io cerco di costruirmi una professionalità, il mondo è diverso, è cambiato, ci sono certo più strumenti, ma anche molta più incertezza e credo che la mia sia una generazione di passaggio. Siamo troppo giovani per poter ambire ai traguardi che hanno raggiunto i nostri genitori nella nostra età, ma troppo vecchi per credere che TikTok sia un ambiente stimolante. Credo però che abbiamo ereditato anche l'etica del lavoro e dell'impegno, sempre dai nostri genitori e dalla nostra gioventù abbiamo quella inguaribile fiducia nel futuro e che la big idea in grado di sbaraccare il banco sia veramente alla portata di tutti e questo ci fa impegnare tutti i giorni. Il mio idolo di riferimento in realtà non è una persona quanto più una categoria, ossia coloro che sono riusciti a trovare per il loro business l'oceano blu, quindi trovare quello spazio di mercato non conteso, allontanandosi quindi da quello che si chiama oceano rosso, che è un mercato molto più competitivo e saturo. Un po' come quando il Cirque du Soleil ha deciso di abbandonare gli animali per gli acrobati, quella semplice strategia di successo che poi ti fa dire: ma perché non ci ho pensato io?
Quindi fra 10 anni io spero di essere, di appartenere a questa categoria di giovani imprenditori, lavoratori e di veleggiare nel mio oceano blu a gonfie vele. Per quanto riguarda la mia attività, appunto, vi ho già raccontato com'è lavorare su tanti progetti contemporaneamente, soprattutto se nel tempo libero si decide di far parte di non una ma di due associazioni. Quindi da un lato ho i Trovatori, di cui sono segretario orgogliosamente, e cerchiamo di promuovere la cultura tra i giovani, dall'altra parte sono presidente di un'associazione culturale che si chiama Laborartis e tra i suoi progetti ha Dancer, che è un progetto di inclusione giovanile che porta la danza, l'hip hop nei centri sociali e nelle scuole per favorire l'inclusione giovanile tra i più giovani. Poi naturalmente come tutti amo leggere, viaggiare e vorrei la pace nel mondo, quindi diciamo che le credenziali ci sono per essere come tutti. Un caro saluto quindi agli amici di Musica Insieme, che se è vero che ciascuno di noi può ambire a 15 minuti di celebrità, vi ringrazio perché me ne avete appena regalati 5 e già mi sento più vicina ad Astro Samantha.